Intanto buongiorno a tutti. Io sono felice di avervi così numerosi perché noi, come sapete, facciamo tappa romana e tappa milanese e storicamente la tappa milanese è un po' meno folta come iscritti e come visitatori, quindi sono molto contento di vedere una sala piena. Io sono Michelangelo Umerti e in parte che coordino le attività di marketing. Ho un background tecnico, perciò cercherò di non tediarvi eccessivamente con slide commerciali, magari intanto qualcosa di tecnico cercherò anche di dirvela, dai. Oggi vi parlerò, come ha detto Marco, delle architetture dei servizi e di una serie di altri argomenti come la containerizzazione delle applicazioni e l'introduzione al paradigma DevOps, termini che sicuramente già conoscete, ultimamente ne sentiamo parlare anche quando andiamo a fare la spesa. Sai, mi servono 3 kg di zucchine, sì, ma mail usa architetture dei servizi, eccetera, quindi siamo devastati di informazioni di questo tipo. Prima di farlo però vi rubo un minuto per presentarvi l'azienda che rappresento. Partec è un system integrator con sede a Roma e a Milano. Siamo specializzati nella fornitura di servizi professionali altamente qualificati e nella proposizione al mercato anche di progetti innovativi, personalizzati, cross market. Abbiamo un'offerta che include prodotti, soluzioni e servizi in diversi ambiti. Uno, storico, è l'infrastruttura IT, il cloud computing e oggi il DevOps. Le soluzioni verticali per il mercato finanziario, soprattutto qua su Milano abbiamo importanti clienti nel mercato bancario, la business intelligence applicata trasversalmente a svariati mercati e la formazione sotto forma di e-learning e corsi in aula, ne parleremo successivamente. Il nostro rapporto con Oracle è abbastanza datato, siamo world partner da ormai 8 anni, ma in realtà questa collaborazione ha origini lontane. È iniziata quando negli anni 90 è stata fondata la nostra business unit di Roma. All'epoca eravamo il braccio armato di Sun Microsystem nel mercato delle telco italiane. Col tempo le nostre competenze sono aumentate, abbiamo oggi un ventaglio di competenze ben più ampio che includono anche tutto ciò che riguarda i database del mondo Oracle, quindi Oracle DB e soprattutto MySQL. Di fatto oggi siamo quasi l'unico, non so se siamo tra l'unico, partner italiano con la specializzazione su MySQL. Quindi collaboriamo continuamente con le persone che avete visto, con Luca Gargaglione, con Marco Carlessi, con Andrea, con tutti quanti. Quindi la nostra collaborazione è molto forte, infatti ci vedrete sempre come main sponsor di questo evento perché siamo sempre presenti insieme anche al cliente. Da questa slide potete vedere una quota parte dei nostri clienti. Siamo molto presenti sui mercati telco e finance, ma potrete notare anche altre realtà. Vantiamo delle collaborazioni con i principali sistemi integrator, larghi sistemi integrator italiani, e alcune attività anche nell'ambito della pubblica amministrazione, ma non solo. Per invitarvi a provare e a innamorarvi, come abbiamo fatto noi, di MySQL, abbiamo preparato 3 pacchetti promozionali dedicati alle varie fasi del processo di adozione di MySQL all'interno dell'azienda. Il primo dei pacchetti è dedicato a chi ancora non ha approcciato il mondo MySQL e quindi ha bisogno da una parte di licenze, subscription, chiamiamole come vogliamo, e del supporto per andare a fare il setup della prima infrastruttura. Il secondo pacchetto è dedicato a chi proviene da piattaforme alternative o magari anche da versione comunitaria e ha bisogno del supporto per fare questa transizione, questa migrazione. Anche in questo caso prevediamo licenze scontate e un pacchetto di giornate che vi consentono di portare a termine questo delicato processo. Il terzo pacchetto è dedicato a chi già utilizza con soddisfazione MySQL e magari vuole fare anche un salto di qualità, nel senso che magari lo utilizza con una classica replica Active Standby e vuole passare a Google Application, a MDB Cluster di cui abbiamo parlato prima. Quindi in tal senso possiamo anche fare training on the job delle risorse per far sì che il cliente possa emanciparsi sempre di più e sfruttare tutto ciò che il prodotto offre. Tutto questo vale per la versione on-premise e per la versione in cloud, quindi il MySQL Cloud Service erogato da Oracle Cloud. Noi siamo abilitati a fare entrambe le cose. Veniamo all'argomento di oggi. Chi di voi conosce o già utilizza architetture a microservizi? Alzate le mani. Mi fa piacere vedere, qualcuno c'è. Chi come voi, come noi, lavora nell'IT da un po' di tempo, negli ultimi 20 anni ha assistito ad almeno 3 RGE, che se così si può dire.
La prima è rappresentata, è iniziata ben prima del boom della net economy, è finita un po' di anni fa per alcuni, per altri è ancora in vigore. E l'era caratterizzata dal modello di sviluppo waterfall, quindi con le sue classiche quattro fasi: analisi, barra progettazione, sviluppo, collaudo e rilascio. Ok? Le nostre applicazioni erano tipicamente dei monoliti che andavano a essere installate sui server fisici che erano ospitati dai nostri grandi data center o dei nostri clienti, indifferente. Ok? L'era successiva è rappresentata dallo sviluppo agile con un processo di tipo iterativo, quindi fasi che si accorciano e si entra in una sorta di loop. Tipicamente in quell'era c'erano applicazioni multi-tier, quindi stratificate, con la classica suddivisione front-end, back-end, data layer e così via. Queste giravano tipicamente, o girano tuttora, perché poi vedremo meglio, su macchine virtuali che sono ospitate o dal nostro data center o spesso da dei provider pubblici che offrono servizi di hosting. La nuova era, che è iniziata da pochissimo, contiene un sacco di termini alla moda che sentite nominare molto spesso. Il modello di sviluppo è rappresentato da un loop infinito che rappresenta una maggiore coesione senza separazioni tra il mondo sviluppo e il mondo dell'esercizio. Queste nostre applicazioni sono sviluppate con dei microservizi che spesso sono rappresentati come pezzi di un puzzle o come mattoncini Lego, capiremo poi perché. Queste vengono pacchettizzate e deployate dentro dei container, vedremo anche quelli, e spesso vengono rilasciate non più nei nostri data center, non più su cloud, su provider alla vecchia, di vecchia generazione, ma su cloud pubblici o privati. Queste date nelle prede geologiche sono ovviamente tagliate con l'accetta. Sappiamo per certo che per qualcuno quel periodo, quell'era geologica è ancora in vigore, e sappiamo anche che qualcuno ha adottato pezzi un po' qua un po' là, di fatto ha creato un modello, un'era Frankenstein con vari pezzi. Conosco persone che usano il modello agile su applicazioni di vecchissima generazione e così via. Nulla di strano. Concentriamoci per un attimo sull'architettura applicativa. Nella prima era avevamo, come vi dicevo, applicazioni monolitiche. Cos'è un'applicazione monolitica? Sicuramente lo sapete già. È un oggetto che ha, dentro se stesso, tutte le funzionalità e tutte le caratteristiche che ne definiscono la funzionalità dell'applicazione. L'unico oggetto esterno tipicamente era DB, e neanche sempre era così. Se pensiamo a un'applicazione monolitica, possiamo pensare a un'applicazione installata sul nostro computer. Quella di fatto è un oggetto che sta lì, non scala, non ha una serie di caratteristiche. Questo modello si prestava molto bene all'approccio waterfall, perché di fatto c'era poco parallelismo nello sviluppo delle applicazioni tipicamente, e si arrivava a un oggetto finale che non era magari di dimensioni enormi, non era eccessivamente complesso rispetto agli standard attuali, ma era difficile da mantenere proprio per queste sue caratteristiche. La manutenzione correttiva ed evolutiva, se poi pensiamo all'interno di un processo waterfall, era maledettamente più complicata rispetto agli standard odierni. Inoltre la scalabilità era un problema. Tipicamente quando avevamo bisogno di più capacità, di più risorse, andavamo a montare CPU, RAM, difficilmente aumentavamo i nodi. Perché? Perché l'applicazione in realtà stava spesso su un solo nodo. Quindi questo era un problema non da poco. Con l'approccio multi-tier abbiamo superato in parte questo problema, perché separando presentation layer da business layer e data layer abbiamo di fatto consentito all'applicazione di girare su più sistemi, di scalare in maniera un po' più orizzontale rispetto a prima. Questo ovviamente introduceva qualche variazione sul tema. Abbiamo dovuto iniziare a ragionare con degli enterprise service bus per disaccoppiare i vari livelli. Abbiamo dovuto iniziare a studiare delle tecniche per fare alta affidabilità in maniera diversificata tra front-end e back-end. Quindi ovviamente come ogni passaggio generazionale ha portato dei cambiamenti. Con l'approccio ai microservizi, che cosa succede? Che ogni servizio dovrebbe rappresentare una funzionalità atomica. Poi capiremo quanto più o meno piccola o complessa. Okay? All'interno ha contenuto tutto, anche il database. Quindi a differenza dei dati, in cui il database era sempre all'esterno, qua è dentro ogni singolo servizio, tipicamente. Ovviamente questo porta con sé tanti vantaggi. E qualcuno di voi probabilmente si sta chiedendo
che cosa è cambiato rispetto all'architettura SOA, quindi Service Oriented? Che in realtà nelle SOA si usavano ad esempio già API per far comunicare, ma facevano comunicare le applicazioni intere. L'applicazione 1 parlava con l'applicazione 2 attraverso API e quant'altro. Adesso quella organizzazione ce l'abbiamo all'interno dell'applicazione. Quindi l'applicazione è di per sé già una galassia di microservizi che parlano tra di loro come se fossero delle applicazioni diverse e indipendenti. Quindi in realtà non si è buttato via ciò che già si sapeva fare, è stato semplicemente migliorato, è esteso il concetto. Questa roba, per chi di voi ancora non è abituato a masticarla, può sembrare un po' astratta. Cerchiamo di tornare coi piedi per terra. Qualcuno di voi conosce questa azienda? Tutti, eh? Siamo tutti malati in Netflix. Nel 2008 il Chief Technical Officer di Netflix annunciò che voleva abbandonare la propria architettura monolitica basata sui loro grandi data center per passare a un'architettura a microservizi ospitata presso cloud pubblici, in particolare AWS. Quando nel 2008 annunciò questa cosa, noi eravamo agli albori della virtualizzazione, circa nel 2008 che abbiamo iniziato, quindi parlare di cloud pubblici era proprio avanguardia pura. Quando annunciò questa cosa, gli dissero tutti che era un pazzo scocciato e che doveva essere rinchiuso. Nel 2014 fece un'altra conferenza pubblica per presentare la nuova architettura. Non avevano più un solo data center, non avevano più un server in casa, era tutto sul cloud, tutto basato su microservizi. Tutto basato su oltre 700 microservizi. Quello che vedete è la galassia di microservizi che girano quando noi apriamo l'app di Netflix e vediamo qualcosa. Questa evoluzione gli ha consentito di fare un passo mica da poco. Dopo due anni dall'annuncio dei microservizi, hanno lanciato, esteso il servizio Netflix a oltre 130 paesi nel mondo e sono passati da 10 a 100 milioni di abbonati. Ma soprattutto, dal 2008 non hanno più avuto un disservizio. Non ne hanno più avuto uno. Io direi che se ci riescono loro, probabilmente è un qualcosa che possiamo masticare tutti. La cosa divertente è che loro non usano solo microservizi, usano MySQL. Questo ha la faccia di chi continua imperterrito a dire che MySQL è una roba da smanettoni per i laboratori, per gli ambienti di test. Guai a usarlo in produzione, lì usiamo solo altre tecnologie più costose. Facebook, Netflix, altri giganti della nostra economia attuale girano su questa roba. Quando io apro Netflix per guardare qualcosa, scatena una miriade di microservizi. Ne esiste uno per ogni funzione minimale atomica del servizio. Mi autentico, c'è un microservizio. Lista dei film, dei miei preferiti, microservizio. Qual è il dispositivo da cui mi sto collegando? Smartphone, tablet, smart TV. Qual è la risoluzione adatta, migliore per la mia connettività in quel momento? C'è un microservizio che lo fa. Quindi immaginate il delirio di microservizi che partono quando apriamo la nostra applicazione. Andiamo a capire quali sono i vantaggi dell'adozione di questo tipo di tecnologia. Il primo è che ogni microservizio può essere sviluppato da un micro team, a sua volta, indipendente l'uno dall'altro. Quindi possiamo aumentare enormemente il parallelismo, ma soprattutto possiamo usare diversi linguaggi di programmazione, quello più adatto al servizio che dobbiamo costruire o quello che magari il team conosce meglio. Quindi questo ci consente di non appiattire le competenze del team su un singolo linguaggio e peraltro ci consente anche di sperimentare nuove tecnologie, perché magari su un nuovo servizio esce un linguaggio che meglio si sposa, una tecnologia che meglio si sposa con quella funzione che dobbiamo fare, la adottiamo e la sperimentiamo su quel singolo microservizio. Non è cosa da poco. Inoltre, essendo teoricamente indipendenti tra di loro, il fork di un singolo servizio non manda in down tutta l'applicazione. Ok? Ovviamente, se proprio il microservizio che gestisce l'autenticazione di Netflix by fault, è chiaro che il fatto che funzioni tutti gli altri non serve a nulla, il film non ce lo vediamo. Però pensate a quei 700, deve avere proprio sfiga che proprio l'autenticazione non funziona. I servizi possono scalare
in autonomia e possono essere rilasciati in momenti diversi. Questo significa che possiamo fare bug fixing rapidissimo su certi microservizi che sono i più delicati, oppure possiamo far sì che quello dell'autenticazione, che in realtà fa poca roba, ne girino tot. Quello che invece deve andare a fare il retrieve dei file dal file system, quello fa un bel lavoro. Di cui quello lo facciamo scalare enormemente. Quindi la fisarmonica dell'applicazione in realtà è stratificata per ogni oggetto, non ne abbiamo una unica. L'altro aspetto è che, andando a adottare le best practice correttamente, ogni microservizio è come un mondo a sé stante, quindi anche un bug di una tecnologia utilizzata in uno dei microservizi, facciamo un esempio, anziché usare Python 3, un certo servizio l'abbiamo sviluppato in Python 2, e lì c'è un bug di sicurezza, se bucano quello e quello soltanto, non dovrebbero riuscire a transitare nell'intero ecosistema. Quindi questo aumenta intrinsecamente la sicurezza dentro l'applicazione. Ovviamente ogni cosa positiva ha una contropartita. Ci sono dei punti di attenzione che dobbiamo considerare, che con l'esperienza e con i giusti strumenti possiamo andare a dominare, però è giusto conoscerli sin dall'inizio. Di fatto, avendo tanti team separati che lavorano a tanti pezzetti diversi, bisogna avere una visione di insieme molto maggiore. È molto più complicato all'inizio coordinare questi team ed è fondamentale investire su figure tipo architect che vadano a definire delle linee guida comuni. Non possiamo rischiare che un team sviluppa un microservizio che come API parla REST e un altro parla SOAP, poi li va a mettere insieme e non si parlano. Fondamentale andare tutti nella stessa direzione, seppur indipendentemente nell'economia del microservizio. Ovviamente avremo quella galassia che abbiamo visto prima, di microservizi che si parlano magari via rete, se si passa da host a host. Questo introduce ovviamente dei nuovi potenziali alla rete, dei nuovi potenziali rischi. È fondamentale prestare attenzione a questi aspetti, prima magari erano più facili da gestire, perché possiamo andare a introdurre dei problemi di user experience. Un altro aspetto è che, immaginate a fare troubleshooting su quella galassia di microservizi di Netflix, un utente lamenta un problema, bocca al lupo, come trovare un ago in un pagliaio. È fondamentale iniziare ad adottare seriamente strumenti come ad esempio l'application performance management, che faccia autodetect di cosa sta girando in produzione, perché gli oggetti poi scalano dinamicamente, e ci consenta di andare a individuare esattamente e a replicare il problema quando questo si è verificato. Questo è fondamentale. Ci è capitato su un cliente in particolare che non aveva ancora adottato strumenti di questo tipo ed è stato veramente faticoso venire a capo per capire un problema di infrastruttura, un problema applicativo, un problema di database, non se ne cavava a piede. Questi strumenti gli salveranno la vita. Infine, abbiamo visto che non c'è più il database esterno centralizzato, abbiamo tanti piccoli database funzionali a quel microservizio. Questa cosa deve cambiare un po' il modo in cui noi approcciamo la progettazione database, e soprattutto in un ambiente altamente transazionale dobbiamo stare molto attenti, perché la consistenza dei dati è molto volatile in un ambiente come questo. Ricordatevi che i microservizi inizialmente erano pensati per essere stateless, che non vuol dire dataless, ne parlerà poi il buon Marco, però le implicazioni non sono da trascurabili. Di solito i microservizi viaggiano sempre a un'altra parola, containerizzazione delle applicazioni. Chi di voi usa i container Docker? Pochi, ma non pochissimi. Se la stessa domanda l'avessi fatta 4 anni fa, nessuna mano si sarebbe alzata. All'epoca le uniche persone che conoscevo che parlavano di Docker e di container erano i classici smanettoni che stanno nel sottoscala dell'azienda e stanno testando qualunque cosa gli capiti a tiro. Pensare di andare a proporlo a un cliente per un ambiente di produzione era follia pura. Peggio che mai su un progetto mission critical. Vi ricordate cosa hanno detto al CTO di Netflix, che era un pazzo scocciato? Capite che avremmo ricevuto una risposta ancora peggiore noi. Docker è stata una svolta, perché di fatto consente di pacchettizzare facilmente un'applicazione e le sue dipendenze e farla girare su qualunque server Linux, che non un po' di tempo fa, ma anche su Windows e Mac, con la maggior
è un qualcosa di particolarmente interessante. Cerchiamo di contestualizzarlo con qualcosa che conosciamo bene, la virtualizzazione, ormai è 10 anni che lo usiamo. La virtualizzazione la conoscete tutti, non sto qua a dilungarmi più di tanto. Bare metal, hypervisor e sopra tutte le macchine, quindi stack colorati, che includono sistema operativo, middleware, librerie, applicazioni e quant'altro. Overhead altissimo, perché ogni macchina se mangia tot giga di sistema operativo, tot CD di CPU e così via. Grande isolamento, grandi vantaggi. Col mondo dei container la situazione è un po' diversa. Come vi dicevo, non ragioniamo più in ottica di server fisico, bare metal, ragioniamo in ottica di macchina virtuale. All'interno della macchina virtuale abbiamo un sistema operativo con un footprint ridottissimo, ci sono due sistemi operativi dedicati solo a far girare i container, quindi veramente ridicoli, 128 mega di footprint, tanto che giga e giga di una macchina guest. Il Docker Engine, on top al Docker Engine ci sono dei container Docker. Che cosa contengono i container? Pochissima roba. Contengono, sto parlando usando, contengono le librerie, le dipendenze e l'applicazione stessa. Questo vi consentirebbe su quella macchina di avere un container con MySQL 5.5, MySQL 5.7 e un altro con MySQL 5.8, quindi coesistenza totale con un certo grado di isolamento. Questo, come potete capire, ha rivoluzionato moltissimo la situazione. La densità di oggetti all'interno della singola macchina è aumentata moltissimo, soprattutto anche perché questi oggetti poi si sono ridotti moltissimo come dimensione. Per far girare un microservizio sarebbe una follia far partire una macchina virtuale dedicata. Usiamo un oggetto più proporzionato. È come se portare il rossetto e il portafoglio, una qualunque signore in sala, anziché portare la borsetta, si portasse la valigia chiusa per 3 settimane di vacanza. Il concetto è lo stesso, identico. Vediamo rapidamente i vantaggi derivanti dalla produzione dei container. Il primo è che abbiamo un elevato grado di portabilità. C'è un certo livello di astrazione della macchina sottostante e questo vi consentirà attendere di superare quell'odiosa frase: ah, ma sul mio computer funzionava, ah, ma sull'ambiente di sviluppo era perfetto, lo porti in produzione e non funziona niente. È una cosa odiosa. Con questo potete superarlo a patto di rispettare una serie di regole. Occhio ai file di configurazione, occhio alle robe scritte cablate nel codice e così via, occhio al networking. I container di default di solito hanno tutto chiuso, mentre invece prima eravamo abituati a macchine più aperte a meno del file. L'altro aspetto è che l'overhead causato dall'utilizzo dei container è estremamente ridotto, non dobbiamo far partire una macchina virtuale per ogni microservizio. Quindi aumentiamo la densità, riduciamo i costi dell'hardware, andiamo a ridurre il costo legato alle licenze software. In più è estremamente semplice da usare, è veramente a prova di scemo. Questa cosa qua lo fa adorare dagli sviluppatori che magari non dispongono anche di competenze sistemistiche. Vedremo che poi a volte può rappresentare dei problemi questa estrema semplicità, perché come sapete meglio di me, quando una cosa è troppo semplice le persone tendono a non capire esattamente come funzionano sotto e a non comprenderne i limiti. L'altro aspetto è che, quindi, portabilità, facilità d'uso, basso overhead e così via lo rendono il complemento ideale per l'applicazione del paradigma DevOps, quindi microservizi, container, DevOps. Ok? Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, ce lo siamo detti quante volte. Il primo problema è che di fatto Docker di base è un set di istruzioni per definire come dobbiamo pacchettizzare un'applicazione, cosa deve contenere e i comandi per lanciarlo. Stop. Quindi non include nativamente strumenti per la gestione centralizzata, il monitoraggio delle risorse e quant'altro. Il Docker Engine preso singolarmente non consente di fare alta affidabilità, live migration dei container da uno all'altro. Esistono ovviamente strumenti per superare questi limiti. Io vi presento i limiti di base e poi vi spiego anche come superarli. I container non sono macchine virtuali, non trattateli come tali, per carità di Dio. È un disastro se lo fate. Il livello di isolamento è molto inferiore, molto molto inferiore. Condividono lo stesso kernel, condividono una serie di
oggetti a livello di sistema operativo. Non potete fare snapshot e backup come facevate con le macchine virtuali. E anche l'approccio al persistent storage deve essere un po' più cauto. Sappiate che i container nascono per essere anche dataless. Quindi, mentre i microservizi erano stateless, i container nascevano come dataless e usavano storage tipo effimero, che vuol dire che si autodistrugge quando il container viene spento. Ma abbiamo detto che lì dentro c'è anche un database. Occhio, che ci facciamo male. Non tutte le applicazioni sono adatte a girare sui container, come nel 2008 non tutte le applicazioni erano in grado di girare su una virtual machine. L'ambiente ideale per un container è il microservizio, non l'applicazione enorme presa per intero e schiaffata lì dentro. Questo ovviamente è un periodo di transizione, è da poco che li utilizziamo, pensando alle aree geologiche. Quindi molti vendor stanno iniziando a distribuire i loro prodotti sotto forma di container Docker e non più soltanto come virtual appliance per VMware o per Hyper-V. Quindi la transizione è in corso, arriverà un momento in cui ad oggi raramente pensiamo questa applicazione è virtualizzabile o no, non ci pensiamo più. Arriverà un momento in cui non ci chiederemo più se l'applicazione è adatta o meno ad andare dentro Docker. Tutto questo per dirvi che Docker non è VMware. Quindi, come al solito, in una nuova area geologica dobbiamo cambiare la forma mentis prima di fare qualunque altra cosa. Se stiamo a sentire ciò che ho detto fino adesso, passa la voglia di usare gli ambienti di produzione. Uno dice, ma chi me lo fa fare? Ho tanti container separati che girano su le singole macchine delle persone e che le lanciano attraverso linee di comando. Sta roba può andare in produzione. Sarebbe da matti. Cosa manca? Manca la gestione centralizzata, manca l'alta affidabilità, il monitoraggio, manca un sacco di roba. Come vi dicevo, ci sono gli strumenti. Il primo è Docker Swarm, che è nato dallo stesso team che ha creato Docker. Di fatto consente di creare un cluster di host sui quali gira il container e introdurre concetti come l'alta affidabilità, fare orchestrazione anche di base delle risorse. Il secondo strumento è Kubernetes, nato e rilasciato nel 2015 da Google. È uno strumento open source. Serve proprio per fare orchestration dei container. Quindi consente di andare verso una direzione enterprise. Con il progetto OpenShift Origin della comunità di sviluppo Red Hat, oggi si chiama KD, quindi non preoccupatevi, ogni tanto cambiano nomi, hanno unito la potenza della semplicità di Docker, la potenza di Kubernetes e gli hanno aggiunto tutta una serie di strumenti per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, quindi rendendolo un vero e proprio platform as a service utilizzabile, ideale per far girare applicazioni a microservizi e per adottare il paradigma DevOps. Finalmente arriviamo a dire che cosa è questo DevOps. DevOps è la contrazione delle parole Development and Operations, praticamente una metodologia che punta a integrare maggiormente, a far collaborare e a far abbattere le barriere che esistono tra mondo sviluppo e mondo esercizio. Ovviamente questo prevede una riorganizzazione dell'azienda. Per comprenderlo dobbiamo ritornare ai modelli di sviluppo di cui parlavamo prima. Nel waterfall, come vedete, come ben conoscete, c'erano le quattro fasi e solo alla fine sapevi se la roba era andata bene o avevi sbagliato. Con l'Agile abbiamo ridotto la durata di queste fasi e l'abbiamo reso iterativo, quindi riduciamo lo scope della singola release e ciclicamente la miglioriamo e andiamo introduciamo nuove cose. Con DevOps è diventata serratissima il ciclo di rilascio e sviluppo. Considerate che il team di Netflix fa dalle decine alle centinaia di rilasci di nuove release al giorno. Da decine a centinaia. Pensate, a me capita di andare a volte da alcuni clienti in cui pensare di passare una release dall'ambiente di sviluppo a collaudo è già drammatico. Da collaudo a produzione ci vogliono settimane, l'autorizzazione papale, il timbro con la celalacca e così via. Se avete un bug di sicurezza grave o un bug funzionale che causa un disservizio al cliente, in bocca al lupo a rilasciarlo in quel modo. Tutto questo è fattibile solo se sviluppiamo applicazioni basate su microservizi.
se vogliamo usare il DevOps per applicazioni old style incontreremo parecchie difficoltà. Il secondo step è che dobbiamo creare team piccoli e cross funzionali, cioè il team che gestisce quel singolo microservizio deve avere in sé tutte le competenze, front-end, back-end, database e quant'altro. Jeff Bezos, CEO e fondatore di Amazon, non l'ultimo degli scemi, ci dice che la corretta dimensione di un team che gestisce un microservizio deve poter è tale da poter essere sfamata con due pizze americane, perché io due pizze le mangio da solo, quindi dati, morirei di fame o dovrei essere uomo e bene sviluppando da solo. La terza è che dobbiamo usare tecnologie di tipo cloud, possibilmente platform as a service. Perché? Perché ci servono strumenti a supporto che semplificano tutte le fasi, continuous integration per andare a testare automaticamente tutto il codice che viene committato, continuous delivery per mandare in automatico, far avanzare nei vari ambienti le release software in automatico, e tutti gli strumenti anche di application performance management e così via. Non possiamo pensare di fare le nuove cose alla vecchia maniera. È fondamentale che evoluzione tecnologica e organizzativa vadano di pari passo. Se voi manterrete i silos verticali, infrastrutture, sviluppo, database, storage e così via, e cercherete di adottare tecnologie cloud, microservizi, metodologia DevOps, vi farete molto male. Considerate che la maggior parte dei progetti cloud, quindi non parlo ancora di DevOps, progetti cloud, falliscono miseramente nelle aziende italiane. Non parlo della piccola media impresa, parlo delle grosse aziende italiane. Falliscono perché vogliono fare alla vecchia maniera le cose nuove. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Dopo di me verrà Marco che spiegherà come calare MySQL all'interno di queste architetture. Io vi ho solo detto che i database sono all'interno dei microservizi, non ho detto nient'altro. Nel pomeriggio, nel workshop tecnico, Daniele vi mostrerà due casi concreti, uno in ambiente di produzione e uno un'applicazione demo che vi farà capire veramente come farlo, vi mostrerà anche il codice. Io vi ringrazio per l'attenzione. Buon divertimento.